tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Armati di taglierino rapinarono un tabaccaio a Colbordolo. Banditi rintracciati e arrestati grazie ai filmati delle telecamere. Approvato dalla giunta fanese, il dragaggio d'autunno è avviato. I lavori di asfaltatura in viale Ruggeri. I profughi potranno svolgere attività di volontariato anche nel comune di Saltara. Firmato in prefettura il protocollo d'intesa. Buonasera e benvenuti a questa edizione di Occhio alla Notizia. Apriamo il nostro telegiornale con un grave incidente accaduto ieri sera lungo la Monte Labattese intorno alle 22. Nello scontro in cui sono stati coinvolti 4 mezzi sono rimasti feriti un bambino di 10 anni e 3 adulti, ma fortunatamente in modo non grave. Secondo una prima ricostruzione pare che a causa di un sorpasso azzardato 2 auto si siano scontrate frontalmente. Nel forte impatto pezzi di lamiera e parti in plastica delle carrozzerie sono stati scaraventati ovunque e hanno colpito il bimbo che era a bordo di uno scooter guidato dal padre. Nell'urto il papà ha perso il controllo del veicolo ed è finito in un fosso. Sul posto le ambulanze del 118 che hanno trasportato i feriti all'ospedale San Salvatore, i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia municipale di Pesaro per i rilievi di legge. La Monte Labattese è rimasta chiusa al traffico per circa un'ora. I carabinieri di Montecchio di Vallefoglia hanno arrestato 2 italiani che lo scorso aprile rapinarono una tabaccheria a Colbordolo armati di taglierino. Giuseppe Andretta, 40 anni, di origine campana, e Antonio Stamperi, 50enne siciliano, sono finiti in manetti indiziati di essere i responsabili della rapina effettuata lo scorso 19 aprile ai danni di una tabaccheria bottega di Colbordolo. I due, legati da una parentela e residenti nella stessa zona dove si sono svolti i fatti, avevano minacciato il titolare con un taglierino, riuscendo a scappare con poche centinaia di euro. Uno di loro aveva agito indossando una maschera di carnevale, l'altro invece, a volto scoperto, è stato poi riconosciuto dal titolare quando i militari gli hanno mostrato una sua fotografia. Inoltre, le analisi dei tabulati telefonici e la visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza hanno permesso ai carabinieri di Montecchio, comandati dal maresciallo Fabio Costantini, di ricostruire tutti i momenti prima e dopo la rapina. Durante le indagini coordinate dalla Procura di Urbino, i militari hanno effettuato anche una perquisizione domiciliare nella loro abitazione. I soggetti, pur anagraficamente risultando residenti, l'uno nella zona del comune di Vallefoglia, l'altro fuori provincia, di fatto condividevano la stessa abitazione, fatto questo che comunque era noto al personale della stazione carabinieri del posto, che attenzionava questi soggetti in quanto, come dicevo prima, già aggravati da precedenti di polizia e denunciati più volte per fatti legati a delitti contro il patrimonio, quindi diciamo l'attività informativa da questo punto di vista è stata fondamentale. E all'interno dell'abitazione in particolare sono stati trovati alcuni indumenti, in particolare dei giubbotti e delle giacche, che sia dall'individuazione fatta dalla vittima che dalle immagini delle videocamere appaiono compatibili con quelli indossati dai rapinatori e la sera, diciamo, in cui si sono svolti i fatti, oltre a alcuni altri oggetti che fanno, diciamo, presumere un'attività delittuosa in procinto di essere, diciamo, posta in essere o pregressa da parte degli interessati, quindi una pistola giocattolo priva del tappo rosso e alcune maschere del tipo di carnevale che presumibilmente erano da utilizzare in altri fatti delittuosi simili. Gli arrestati sono risultati nulla facenti e quindi vivevano dei proventi delle attività delittuose. Ora si trovano nel carcere di Villa Fastigi a disposizione dell'autorità giudiziaria per il reato di rapina pluriaggravata in concorso. Indagine lampo della polizia, caso risolto in meno di 24 ore e refurtiva recuperata.
Si è così conclusa la vicenda del furto con spaccata delle due coroncine d'oro e gemme trafugate ieri nella chiesa di Torrette ad Ancona. I denunciati sono due pregiudicati di 22 e 35 anni. A sciogliere il caso sono state le impronte lasciate dai due sulla teca che conservava i gioielli del valore di circa 40.000 euro. Gioielli che sono stati poi recuperati in un compro oro di Fano, dove erano stati regolarmente venduti. Gli agenti stanno cercando di individuare un terzo componente della banda che avrebbe fatto da ricettatore. Cambiamo argomento perché sono migliorate le condizioni della tredicenne di origini senegalesi che domenica scorsa ha rischiato di annegare in una piscina condominiale a Marotta. Dal primo pomeriggio di ieri la ragazzina, dopo aver sospeso la sedazione, ha ripreso a respirare autonomamente. In giornata invece è sciolta la prognosi, è stata trasferita nel reparto di pediatria del presidio Santa Croce. La piccola paziente è sveglia e ha recuperato tutte le funzioni fisiologiche. Si svolgeranno domani mattina invece alle ore 10 nella chiesa Santa Croce di Pesaro i funerali di Patrizia Del Bene, la donna di 59 anni uccisa domenica mattina all'alba in viale Gorizia da una BMW pirata, mentre la donna era in sella, la sua bici elettrica, diretta al lavoro. Il 37enne peruviano che guidava l'auto che l'ha travolta, Alexander Espinosa Guiterrez, un muratore residente a Monbaroccio, ieri si trovava ancora in Abruzzo, dove è andato a costituirsi 12 ore dopo l'accaduto ai carabinieri della stazione di Montesilvano. La giunta comunale di Fano ha approvato il dragaggio previsto per il prossimo autunno, ma il percorso burocratico è ancora lungo prima che vengano autorizzati i lavori. Sentiamo. Io dico le cose e poi le mantengo, nel senso non faccio grandi proclami, però con le tappe prestabilite arrivano gli atti. Ha esordito così il sindaco di Fano Massimo Seri, che ha annunciato l'approvazione da parte della giunta comunale del progetto definitivo per il dragaggio del porto di Fano, che continua ad essere una vera e propria emergenza. Si tratta di 25.000 metri cubi di fanghi da riversare in mare al largo di Ancona per un costo totale di circa 800.000 euro finanziati dalla regione Marche. Ma non è tutto così semplice, ha specificato il primo cittadino, perché la parte burocratica non termina qui. Infatti, per l'avvio ufficiale dei lavori sono necessarie ulteriori autorizzazioni da parte della Regione insieme al CNR. Ovviamente c'è una seconda parte che prevede un ulteriore dragaggio e il trasferimento dei fanghi stoccati in cassa di Colmate, dove noi abbiamo altri 45.000 metri cubi di spazio dedicato al porto di Fano. E in questo momento stanno facendo i carottaggi, quindi quando avremo l'esito da ARPA, ma anche sui valori e sulla fascia di fanghi nel darsene, anche lì pensiamo di poter fare un dragaggio di altri 19-20.000 metri cubi, quindi diventa un dragaggio importante, una risposta importante. Ma noi guarderemo avanti, perché fino ad oggi sono stati eseguiti solo dragaggi di emergenza, ha detto. Per questo, secondo il sindaco, è necessaria una legge regionale. Dobbiamo fare in modo che la regione faccia una legge speciale per i dragaggi strutturali dei nostri porti e poi si faccia un consorzio, come avveniva in passato, dove c'era una draga e si faccia manutenzione ordinaria tutti gli anni. Questo è il vero obiettivo che noi dobbiamo perseguire. Questo, ha detto Seri, darà una risposta alle attività della pesca, della cantieristica e del turismo, risolvendo il problema di sicurezza e di incolumità delle persone. Intanto proseguono i lavori di asfaltatura delle strade comunali. Oggi è stata la volta di Viale Ruggeri, la più danneggiata, a causa del maltempo dei mesi scorsi che si è abbattuto su tutta la costa. Dopo le mareggiate ha avuto problemi, quindi l'asfalteremo per quasi più della metà e l'altra parte verrà un po' fresata, risistemata, quindi anche Viale Ruggeri tornerà a vecchio splendore. In occasione della festa del Santo Patrono San Paterniano, il Vescovo di Fano Armando Trasarti ha rivolto una riflessione, un pensiero di affetto ai responsabili di tutta la città e alla diocesi. San Paterniano, si legge nel messaggio di Sua Eccellenza, viene raffigurato nelle pitture come il Vescovo a cui viene offerta in dono la città perché se ne prenda cura. Una crescita di potere richiede parallelamente una crescita di saggezza. Se chi detiene il potere è saggio, questo produce negli altri sicurezza. Abbiamo bisogno di uomini ricchi di umanità, ha scritto Trasarti, e quindi di senso morale.
Non si può cercare solo il trionfo dei propri interessi, la difesa del proprio benessere e sperare allo stesso tempo nella diffusione di una coscienza etica. Tocca a noi, conclude, scegliere se pagare il prezzo necessario per costruire una società giusta oppure accontentarci di una società falsa che promette fortuna a tutti ma la dà a pochi. E al via nelle Marche la realizzazione definitiva di 181 alloggi sociali a Pesaro, Urbino, Fano, San Benedetto del Tronto, Ascoli Piceno e Treia, assieme ad una struttura sociosanitaria di 140 posti letto a Pesaro. Lo hanno annunciato oggi in una conferenza stampa ad Ancona i presidenti di Lega Coop Marche, Gianfranco Alleruzzo, e quello della Regione Luca Ceriscioli, precisando che l'investimento si avvale di 44,5 milioni di euro del fondo Cives. Cambiamo ancora argomento perché anche nel comune di Saltara i profughi potranno svolgere attività di volontariato. Oggi il sindaco Claudio Uguccioni ha firmato in prefettura il protocollo d'intesa. Vediamo. È il primo comune dell'entroterra che ha firmato il protocollo d'intesa per l'impiego e i lavori socialmente utili dei rifugiati ospitati in varie strutture. Dopo Fano e Pesaro, anche a Saltara, i migranti potranno iniziare le loro attività di volontariato dopo un breve corso di formazione. Le associazioni coinvolte hanno sottoscritto oggi il documento insieme al prefetto Luigi Pizzi, al vicario della questura Lucio Pennella, ai sindacati e al sindaco di Saltara Claudio Guccioni. Uno stimolo da parte della prefettura. Cioè trovare il modo che queste persone, questi migranti, da noi sono anche molto giovani tra l'altro, che sono attualmente ospiti nelle strutture della provincia, svolgano anche attività di volontariato che serve, io penso, molto anche per loro entrare un po' nel meccanismo anche del mondo del volontariato, dell'utilità per gli altri. Serve ovviamente anche alla cittadinanza, alla comunità, perché svolgeranno attività di volontariato ovviamente per interesse, per cose di pubblico interesse, verde leggero, pulizie, eccetera. Questo è chiaro, non attività dove occorre una forte specializzazione che non c'è. Auspichiamo che a questi protocolli ne seguano altri, ha detto il prefetto Luigi Pizzi, che spera che questi atti vengano poi rispettati e attivati. Ci deve essere un impegno serio e costante, ha precisato da parte di tutti i soggetti firmatari del documento. Beh, è un ulteriore passo avanti in quella politica dell'integrazione fondata sul coinvolgimento del maggior numero possibile dei migranti nelle attività di carattere sociale a beneficio della collettività locale per le finalità che abbiamo più volte esternato, cioè quello di consentire ai migranti di poter essere occupati e quindi di poter avere anche una oltre che l'occupazione del loro tempo, ma anche un ruolo nella nostra società, e l'altro è quello, la finalità di consentire il superamento di eventuali diffidenze o problemi di integrazione che, per la verità, devo dire che in questo momento non sussistono. A collaborare con il comune di Saltara anche l'Hauser di Fossombrone, che insieme alla cooperativa Labirinto coordinerà le attività dei rifugiati. L'Hauser di Fossombrone, che opera un po' su tutta la zona, non solo di Fossombrone ma anche Serungherino, Saltara, Montemaggiore, Sant'Ippolito, Montefelcino e anche Isola, coordinerà proprio a livello di Saltara questa iniziativa. Abbiamo dato l'adesione prima a livello provinciale e poi a livello locale e siamo pronti e disponibili per iniziare questa attività. Allarme pneumatici sulle strade italiane. Sono raddoppiate le gomme lisce ed oltre il 15% risultano non conformi. Nelle Marche il 16% dei veicoli non rispetta la carta di circolazione ed è alto il numero di non omologazioni e di mezzi non revisionati. E quanto emerge dai risultati della campagna Vacanze Sicure, giunta quest'anno alla sua 11ª edizione. La campagna, frutto della collaborazione tra il Ministero dell'Interno, Servizio Polizia Stradale e le associazioni dei produttori e dei rivenditori di pneumatici, quest'anno ha riscontrato un trend fortemente negativo su tutti gli aspetti controllati. Il risultato è un abbassamento drastico dei parametri di sicurezza delle gomme degli italiani e, rappresentando l'unico punto di contatto tra il veicolo e il suolo, questo dato, precisano gli esperti, è molto preoccupante per la sicurezza stradale. E adesso invece apriamo la pagina dello sport con il basket Fanum, perché la formazione under 14 maschile parteciperà alle finali nazionali.
Grande emozione all'interno del gruppo Under 14 del Basket Fanum, che giungendo secondo in campionato ha conquistato il pass per le finali nazionali di categoria che si svolgeranno dal 12 al 19 luglio. Un traguardo importante ottenuto dopo un anno non semplice, commenta il coach Carlo Bonetti, passando attraverso un cambio alla guida tecnica. Il gruppo infatti aveva iniziato la stagione con Mauro Procaccini, che durante la pausa natalizia è stato chiamato alla guida della squadra di Serie A femminile del Parma. Si tratta di un risultato storico perché è la prima volta che una squadra fanese di basket si qualifica alla fase finale delle finali nazionali e tra l'altro giunge proprio al festeggiamento del 30° anno della società e quindi siamo molto orgogliosi di questo. Ecco, e adesso quando partirete? Partiremo sabato per questa avventura a Bormio e staremo lì 8 giorni e ci scontreremo con le 32 squadre più forti d'Italia che sono qualificate. All'inizio dell'anno, complice il cambio di allenatore, i tanti fortuni e le assenze per malattia, sono state 3 le sconfitte consecutive che sembravano allontanare la squadra dalle prime posizioni. Poi il gruppo ha ingranato e non ha più perso, con 8 vittorie su altrettante partite. Hanno così terminato anche l'ultima fase del campionato in seconda posizione, dietro la VL Pesaro e davanti alla Stamura Ancona. Sarà difficile, ma ci ammetteremo tutta, anche perché sappiamo che il livello è molto alto, ma penso che riusciremo a fare bella figura. 1, 2, 3, Final! E arriva invece un altro rinforzo per l'Alma Juventus Fano. La società granata questo pomeriggio ha ufficializzato l'acquisto per la prossima stagione del centrocampista Maurizio Chiacchiarelli, classe 88, il giocatore cresciuto nel settore giovanile del Pescara. Nelle ultime 2 stagioni si è distinto con la maglia del San Nicolò, con cui ha realizzato 15 gol complessivi. Vi ricordo inoltre che domani sera torna il programma di Fano TV Primo Cittadino, quindi il sindaco di Fano Massimo Seri sarà nei nostri studi per rispondere alle vostre domande. Ma il sindaco non sarà solo, perché con lui ci sarà Isabel. Isabel è una 40enne impiegata e mamma di un bimbo di 9 anni che è stata scelta appunto per l'iniziativa Sindaco per un giorno. Fra poco invece trasmetteremo uno speciale televisivo dedicato alla festa del fritto che si è svolta e conclusa con grande successo lo scorso fine settimana a Tombaccia di Fano. Grazie per la vostra attenzione e buon proseguimento di serata.